Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sabato 22 giugno 2024, la famosa conduttrice sportiva Diletta Leotta ha pronunciato il fatidico sì al calciatore Loris Karius. La cerimonia si è svolta a Vulcano, in Sicilia, circondata dall'affetto dei familiari e degli amici più cari, tra cui la piccola Aria, nata nel 2023. Dopo il matrimonio, la coppia ha festeggiato presso il lussuoso Terrasia Resort, con menù che partono da 1.500 euro. Alla cerimonia nuziale di Diletta Leotta e Loris Karius hanno partecipato 160 invitati, tra cui numerosi volti noti dello spettacolo e dello sport. Tra gli amici della conduttrice sportiva spiccano nomi come Elodie, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio, Alvaro Morata con la moglie Alice Campello, Rossella Fiammingo con il fidanzato Gregorio Paltrinieri, Francesca Muggeri ed Eleonora Berlusconi, una delle testimoni della sposa. Il vestito scelto da Diletta è stato mantenuto top secret, ma si sa che gli sposi sono arrivati a Vulcano a bordo di un elicottero per un ingresso trionfale perfetto per le condivisioni sui social media. Il 2024 si conferma un anno ricco di matrimoni VIP, con unioni come quelle di Manila Nazzaro e Stefano Radei, Gwenda Goria e Mirko Gancitano, e Pippo Inzaghi e Angela Robusti. Nei prossimi mesi è atteso il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Alessandro Vespa e la compagna, Daniela Ferolla e Vincenzo Novari, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Paolo Dybala e Oriana Sabatini, e Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla.